dice grande delusione per l'assenza di Pierluigi Bersani, il maltempo non ha consentito l'atterraggio del volo proveniente da Bologna, che è stato dirottato a Brindisi. La sala è comunque affollata nonostante la pioggia battente. Nico Stumpo di rientro dalla Lamezia Terme, dove si era recato a prendere uno dei leader nazionali di questa formazione, è giunto portando il messaggio dello stesso Bersani, lo abbiamo intervistato, poi linea allo studio subito dopo. Purtroppo succede anche questo, e appena atterrato a Brindisi Bersani ci siamo sentiti per telefono, e mi ha mandato a dire, di dire a tutti che sarà qui sicuramente immediatamente dopo la campagna elettorale, perché voleva farla qui dalla Calabria e vuole ripartire dalla Calabria per lanciare quei segnali che oggi avrebbe detto nel suo intervento e che dirà fra qualche giorno appena sarà finita questa campagna elettorale. Dalle urne ci aspettiamo innanzitutto di trovare quello che saremo riusciti a seminare attraverso delle parole d'ordine chiave: lavoro, dignità del lavoro, salute. Una nuova segreteria politica nel centro di Bovalenzio per la candidata all'uninominale alla Camera di Fratelli d'Italia, Vanda Ferro. Voluta per marcare il territorio che l'avete impegnata nella corsa al Parlamento, l'apertura della sede ha richiamato un gran numero di sostenitori e di volti noti del centrodestra vibonese. A farle da anfitrione Giuseppe Mangialavori, capolista di Forza Italia, nel plurinominale al Senato. Nel mirino di entrambi gli annunci elettorali degli avversari di centrosinistra. Non credo a queste promesse, non credo come non credevo, in effetti è stata anche fatta saltare la riunione per quanto riguarda la legge 24 di decreti mai registrati, dove solo pochissimi comuni hanno avuto realmente il finanziamento, e la legge 24 è una legge proprio sulle opere pubbliche, per non parlare ovviamente della depurazione che era inclusa nel patto del sud firmata con Renzi un anno e mezzo fa e che oggi vede finanziati soltanto alcuni comuni, caso strano ovviamente comuni di parte. Usa l'arma dell'ironia Giuseppe Mangialavori per commentare l'annuncio del ripristino della rete stradale provinciale. Sono emozionato, sono felice di questa attenzione che nell'ultimo periodo è stata riservata al vibonese. Mi avrebbe fatto piacere se questa stessa attenzione fosse stata riposta al vibonese nei 3 anni precedenti, comunque meglio tardi che mai. Dicevo scherzando che se la campagna elettorale fosse durata altri 15 giorni molto probabilmente avrebbero annunciato Vibo capitale d'Italia. Da Vibo Valencia per la CNews 24. Io mi occupo soprattutto di ambiente, territorio, turismo e agricoltura, quindi oltre alla formazione naturalmente. Questi sono i temi su cui io punto. Grazie alla mia esperienza in università so che c'è sicuramente la necessità di una formazione, un'alta formazione più mirata, più focalizzata sui fabbisogni del mercato del lavoro, e quindi questo è un primo tema molto importante. E poi gli altri sono la valorizzazione del nostro territorio, del nostro ambiente naturale, investimenti nel turismo per destagionalizzare e qualificare l'offerta turistica. Io ho lavorato moltissimo in Sila, la Sila oggi è una riserva della biosfera UNESCO, è candidata a diventare patrimonio dell'umanità UNESCO, ma ha avuto anche tanti altri primati. Noi abbiamo la Carta Europea del Turismo Sostenibile, abbiamo l'unico bene del FA in Calabria, siamo distretto turistico e così via. E la Sila è soprattutto una sorta di territorio in cui si sperimentano e si mettono in atto delle politiche di sviluppo sostenibile, facendo rete fra tutti gli operatori pubblici e privati che sono interessati a questo territorio. 3 bunker sono stati rinvenuti dai carabinieri nel corso di alcuni mirati servizi di controllo del territorio e contrasto alla criminalità organizzata nella Locride. Il primo a Platì, dove i militari della stazione, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno scoperto nella cantina al piano terra dell'abitazione di un sessantenne un covo della grandezza di 3 metri per 3, il cui accesso era abilmente occultato da un grosso blocco di cemento scorrevole su dei binari in ferro grazie ad un meccanismo azionabile manualmente dall'interno della casa. Il secondo rinvenimento invece è stato fatto a Ciminà, dove i carabinieri della stazione di Sant'Ilario dello Ionio e i cacciatori hanno scovato ben 2 bunker collegati ad un'abitazione ubicata nel centro storico del paese. Anche questa volta i 2 nascondigli erano mimetizzati negli ambienti delle abitazioni e venivano azionati con un sofisticato sistema elettromeccanico. Il congegno ideato prevedeva infatti l'apertura tirando un filo elettrico di una presa scoperta posta al suo fianco.
L'attività mirata dell'arma punta alla ricerca di latitanti e più in generale a prevenire la possibile costituzione di nuovi gruppi delinquenziali dopo gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni. Consolato Minniti per la CNews 24. Eccolo, il panzer di Reggio Calabria. E all'interno di questo carcere, che sostengono gli inquirenti, la Coscaiamonte di Melito Portosalvo poteva contare su un affiliato prezioso, un infermiere in servizio, Pasquale Manganaro, 50 anni, arrestato dai carabinieri che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo carico. Manganaro è accusato di associazione indranghetista e del danneggiamento mediante incendio di un'imbarcazione, vittima in questo caso un uomo col quale aveva avuto un litigio. I carabinieri hanno monitorato l'infermiere del Panzer in particolare tra il febbraio e il novembre del 2015. Le indagini, spiegano gli inquirenti, hanno accertato la sua partecipazione alla consorteria criminale, per conto della quale avrebbe fatto da tramite tra i detenuti e l'esterno. I carabinieri avrebbero accertato come l'infermiere si sia più volte adoperato per far entrare nell'istituto di pena oggetti personali destinati ad elementi di spicco del clan Iamonte, tra questi in particolare il boss Remingo Iamonte. Manganaro per gli investigatori non è un nome nuovo. Già nell'ambito dell'operazione ADA del 2012 era emerso come avesse indotto l'allora sindaco Gesualdo Costantino ad interessarsi in prima persona per l'assunzione della moglie in una cooperativa cittadina, inteso questo come gesto tangibile di riconoscenza nei confronti degli affiliati della Cosca che ne avevano appena favorito l'elezione. Da Reggio Calabria per la CNews 24. I proprietari di queste vacche sacre non potrebbero ritirarle? Chi sono i proprietari? Che se si sa, boh. Qualcuno dice che sono della mafia. Non sappiamo dove sono. Nel secondo giorno di caccia agli animali, a Cittanova si continua a non vedere alternative morbide allo scontro finale tra gli uliveti. La pioggia non ferma i raid nelle campagne disseminate di posti di blocco. Sta operando una squadra venuta dalla Toscana ed esperta di telenarcosi. Sparano per addormentare i bovini vaganti. Nel municipio il sindaco non c'è. Dopo la cattura, che cosa ne fanno, diciamo, degli animali? Dovete, al momento dovete domandare al task force. Una questione di correttezza mi impone di mantenere in questo momento il massimo, diciamo, del riservo. Bilancio incerto. Sarebbero 4 le bestie catturate il primo giorno e portate in Aspromonte, in concomitanza con l'incidente stradale che ha costretto all'abbattimento violento di un toro ferito. Per ora però la famiglia dell'automobilista che ha visto la morte con gli occhi non ha rabbia da sfogare. No, devono andare dall'avvocato, hanno detto che prima vanno dall'avvocato e poi nel pomeriggio chiamano. Quindi in caso l'intervista, diciamo, dopo che vanno dall'avvocato. Sì. Sulla rete tante critiche all'indirizzo del comitato che ha fatto pressioni per la soluzione finale decisa dalla prefettura a 15 anni dal primo tentativo. Nell'anno del Signore 2018 anche questo è il prezzo da pagare per la libertà dalla mafia. Agostino Pantano per la CNews 24. Avevo 11 anni e ricordo una grande confusione perché stavamo ancora dormendo. E quindi mi ricordo che subito hanno dato sta notizia, ma non mia mamma, perché a mia mamma gliel'hanno buttata appena aperto la porta alle 5 di mattina. Gliel'hanno buttata così, tipo che gli stavano dicendo una cosa leggera, invece no, che gli stavano dando la notizia più amara della sua vita. Il cuore di Stefania non ha mai smesso di sanguinare da quel maledetto 24 maggio 1991, quando nel quartiere della Miraglia, nell'ex comune di San Biase a Lamezia, il padre, Francesco Tramonte, morì sotto una pioggia di colpi di Kalashnikov. Accanto a lui il collega Pasquale Cristiano, morti sul lavoro da innocenti, da agnelli sacrificali, una morte tanto violenta quanto ingiusta, maturata nella lotta per gli appalti dei rifiuti, all'ombra del primo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune. Francesco era un padre e un marito amorevole e quando in quella tragica alba la vita smise di scorrergli nelle vene, a casa, nei loro lettini, ad aspettarlo, c'erano 3 splendide bambine. Piangevamo di nascosto l'uno dall'altro per evitare che il dolore si moltiplicasse in maniera interminabile, perché alla fine io non auguro a nessuno quello che abbiamo passato noi e che continuiamo a passare. Un solo processo per quell'omicidio, un solo imputato, un solo testimone, tutto naufragato miseramente in appello perché il PM presentò in ritardo la richiesta di ricorso. Speriamo sempre, la speranza non muore mai, anche se sono passati quasi 30 anni.
a maggio ne fa 27, che sono morti e ancora non c'è nulla. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La CNews 24, edizione giorno alle 14 ed edizione sera alle 20:30. La CNews 24, la Calabria che fa notizia.